Ministro, buongiorno. Buongiorno a lei. Senta, 270 minuti alla giro di boa, archiviando, dimenticando e riflettendo sulla gara infrasettimanale di Coppa Italia con il Teramo che vi la vendetta e che... Ternana, che vi spinge a pensare e a fare cosa con la divertenza. Intanto buongiorno a tutti e diciamo che questa partita, come suol dire, oltre la beffa ci portiamo una serie di infortunati, perché ho fatto giocare molti che avevano giocato tre giorni prima, ma lo rifarei tranquillamente perché lo dico ancora oggi. Noi come gruppo tecnico, come società, come popolo volevamo andare avanti. Sicuramente è stata una cosa brutta. E non è soltanto la partita della Ternana, sono una serie di concatenazioni, perché adesso le voglio elencare anche io. Noi col Bari il gol di Charpentiere sul calcio d'angolo è regolarissimo, il fallo contro la Regina sulla Ezza, e lì non era una donna, perché molti dicono ha sbagliato una donna, lì era un maschietto che ha sbagliato ancora di più perché era a un metro e mezzo. Il rigore su Charpentiere contro il Potenza, c'era un rigore nettissimo anche con la Ternana su Charpentiere il primo tempo, un fuorigioco fischiato 3 metri che Charpentiere parte, Russolo a terra, c'è rigore d'espulsione. E poi mi dispiace che qualche sito ha fatto vedere che il gol di Ilanes non era regolare. Nella maniera più assoluta c'è Bergamelli che mantiene 1,5 metri in gioco tutti, e quanto tocca la palla Zulla, Zullo, Chiedovenia, arriva da dietro, la palla la mette Di Paolo Antonio che è destro, quindi è una palla che arriva a rientrare e non arriva ad uscire, anche la dinamica è importante, quindi mi dispiace che qualcuno ha detto questo, perché il gol, e ve lo assicuro io, mi sono confrontato anche con una persona importante che purtroppo mi ha detto anche Ziolino, hai ragione, chiedo scusa, quindi il gol di Lanes è oltremodo regolarissimo, però oramai è andata, siamo stati sfortunati, la Terna è incappata in una giornata, no, quindi andiamo a giocare senza cercare alibi, purtroppo ci portiamo degli acciaccati con un bollettino di guerra per quella partita. Affrontiamo una squadra importante, però anche noi siamo una squadra importante. Festa, festa, prego. Buongiorno mister, volevo dire appunto di Seljak e dell'altro infortunato, la Ezza, che purtroppo ha subito questo colpo a naso, condizioni e tempi di così. Allora, oltre questi due non partono altri tre, perché abbiamo... Questi due vengono perché io dico che nei momenti di difficoltà bisogna stringersi, e quindi speriamo di un miracolo. Giuliano si opera lunedì, ha avuto una frattura multipla del setto nasale, vediamo cosa accadrà domani. Seljak, poverino, anche lui non si è mai allenato, però li porto perché, ripeto, io penso che nei momenti di grande difficoltà debba prevalere l'uomo sul calciatore. Noi abbiamo tanti giocatori fuori, la partita è importantissima e quindi cercheremo con l'aiuto di tutti, magari se ce n'è l'opportunità, di mandare in campo anche qualcuno che magari non è in grado di poter giocare. Gli altri tre a cui facevo riferimento? Sì, sono Carbonelli, Evangelisti e Palmisano che non partono proprio. Festa di te? Buongiorno. Io intanto buongiorno, ripeto quello che ho sempre detto, io penso solo al campo, di altre cose sono a disconoscenza e come ho sempre detto mi auguro che tutto si risolva al meglio, però io penso alla squadra, penso alla partita di domani, altre cose non le ho mai pensate, non cerco alibi, la squadra non parla assolutissimamente di situazioni non derivanti dal terreno di gioco, quindi... Io sono deputato a pensare solo al campo ed è quello che farò.
altre cose. Facciamo De Vito, Scioscia Fredda, grazie. Mister, buongiorno. Ricordate il modulo la Viterbese 5-2 è più importante magari vedere quello che fa l'avversario oppure andare avanti con l'identità il 3-4-3 infortunate e cercare di permettere. Sì, la Viterbese gioca con un 3-5-2, questo è fuori discussione. Noi lavoriamo tanto, quindi abbiamo diverse argomentazioni. Intanto devo vedere chi riesco a recuperare, perché poi penso che un allenatore non deve essere ancorato sempre alle proprie idee, avendo la disponibilità dei giocatori anche nell'enfatizzare le caratteristiche degli stessi. E quindi noi siamo organizzati sui due sistemi di gioco, quindi nell'immediatezza della gara deciderò. Senti Ezio Vito, a mio avviso la Viterbese è un outsider di questo campionato perché ha dei valori comunque diciamo insindacabili, certi, oggettivi. Però insomma l'Avellino dopo al netto della vittoria con il Rieti praticamente veniva da 3 sconfitte contro 3 a mio avviso pari grado, cioè Catanzaro, Potenza e ti spiego, Catanzaro, Potenza e Casertana pari grado nella misura in cui queste tre avversarie venivano da 3 periodi di crisi, quindi in ogni caso erano abbordabili, erano alla portata. Come lo potrebbe essere la Viterbese domani? E insomma è una gara certamente che può anche far venire fuori le espressioni migliori della tua squadra. Sì, sono d'accordo, ma anche nelle partite in cui la mia squadra ha perso, ha fatto sempre gara e assicuro che in partite dove abbiamo perso Regina su tutte e Potenza la mia squadra non meritava assolutamente di perdere, ma anche a Caserta dove io ho detto che la squadra non mi è piaciuta e lo dico anche in questo momento, 6 palle gol li abbiamo avute noi, quindi quello che dici è più che giusto. Noi domani faremo la partita come abbiamo sempre fatto, contro chiunque e ovunque. Noi giocheremo da Avellino, su questo non c'è ombra di dubbio. Oramai la mia squadra penso che la conoscete, è sempre la stessa che va in campo e gioca sempre con le stesse argomentazioni: pressione, togliere le giocate con codici ben stabiliti. Noi domani dobbiamo fare punti come li deve fare la Viterbese. Quindi il campionato è duro e noi andremo a giocarci la nostra partita, come abbiamo sempre fatto contro chiunque, sperando che qualche episodio ci giri a favore, perché io non ho mai cercato alibi, però nelle 4 partite che abbiamo perso abbiamo preso 4 pali consecutivi, di cui 3 traverse piene, non traverse scheggiate, sullo 0-0. Quindi speriamo che la fortuna ci accompagni, perché poi se è vero che nel calcio si compensa tutto, allora penso che la mia squadra è in largo credito. Fermo restando che sono convinto di quello che hai detto tu, noi ce l'andremo a giocare, senza ombra di dubbio, con tutte le assenze e con tutti gli acciacchi. Convinti di giocare contro una grossa squadra allenata da un bravissimo allenatore. E pari. Mister, buongiorno. Buongiorno. Come aspetto un tecnico tattico, secondo lei la squadra deve migliorare in trasferta, soprattutto considerando le ultime prestazioni? Questa è una squadra che a volte è masochista, si fa male da solo. Nel momento più bello si rispecchia nella propria bellezza e magari subiamo una ripartenza, oppure abbiamo delle fasi di non attenzione, delle fasi amnesiache, no? Perché per esempio noi lavoriamo tantissimo, faccio un esempio emblematico, dove dobbiamo migliorare? Noi dobbiamo migliorare sui tempi di gioco, sia nella fase di non possesso che nella fase di possesso, ma lì ci vuole del tempo. Voi considerate che noi spesso tra Coppa Italia e le partite infrasettimanali abbiamo avuto anche molto poco tempo per lavorare. Vi porto un esempio così vi faccio rendere conto. Noi sia a Caserta che domenica e che mercoledì abbiamo preso quasi lo stesso gol, vale a dire il taglio che io lo faccio accorciare all'uomo, no? Anche sulla parata che ha fatto il portiere, se Falù lì ha coperto bene, quindi significa che lui ha recepito la didattica, ma magari poco tempo per allenarsi perché ha chiuso in ritardo, lo stesso errore che ha fatto Seliak, vi ricordate? Noi il primo gol di Caserta, ve lo faccio ricordare io, e il gol di domenica è stato un taglio,
dove noi giochiamo sull'uomo, non giochiamo sulla linea. Cosa voglio dire? Che noi non giochiamo sul fuorigioco tipo Zeman, che ferma la linea e spera che va alle spalle. Io accompagno il movimento, vale a dire zona cieca, zona luce che accompagna il taglio. Lo hanno accompagnato due volte, sia Seljak che Falù, ma partendo leggermente in ritardo. Quindi cosa voglio dire? Sono i tempi che dobbiamo migliorare, i tempi proprio di ingresso, sia nella fase difensiva che nella fase offensiva. Altro? Va bene così? Grazie. Grazie a voi, vi auguro buona giornata a tutti e buon pranzo. Ma io, se qualcuno della società ci dice qualcosa, se pensavo che, perché se no non sarei venuto in questo posto. No, Salvatore non è della società, dipende. Se c'era qualcuno della società che facesse, che dicesse qualcosa, perché oggi eravamo tutti predisposti, perlomeno io, ad aspettare che arrivasse la nuova società, eravamo tutti curiosi. Forse per quello qualche persona è particolarmente nervosa, non lo so. Io chiedo scusa, non sono deputato. No, mister, non fa parte, perché io non sono venuto a parlare tecnicamente.